Assessora, dunque, è notizia di un mese fa i quasi 4 milioni di contributi dati alla clinica San Martino a Lagundo. Ora, alla Martinsbrunn a Lagundo. A Merano, esattamente. Ora, 4 milioni di contributi dati a una clinica privata. Se ne è parlato a lungo, c'è la sanità pubblica che insomma necessita di avere qualche soldino in più, visto che oltretutto le cure palliative stanno per chiudere perché i fondi sono quelli che sono. Perché 4 milioni di euro a una clinica privata? Innanzitutto dobbiamo dire che noi abbiamo un reparto per palliativo a Bolzano con circa 12 posti letto e lì tutto va come deve andare. Poi abbiamo tanti pazienti palliativi anche nel territorio che sono seguiti dai medici di base. Abbiamo adesso questa opportunità che è stata sempre già un'opportunità a Martinsbrunn, per il quale si è speso negli anni scorsi, e non è stato speso niente al momento. Negli anni scorsi 3 milioni, ci sono ancora circa 1 milione che è ancora da spendere. Poi dobbiamo anche dire che Martinsbrunn è un po' di più che solo casa palliativa, è anche casa di riposo, è una parte diciamo di un pubblico che prevede tanti posti letto per i nostri anziani che ne hanno necessità di essere seguiti, sono i non autosufficienti che lì trovano un posto come in altre case di riposo. Per quello non capisco dove sia il problema. La polemica appunto si è sviluppata intorno proprio al fatto che forse quella quantità così esagerata di denaro poteva essere, diciamo, dirottata in qualcos'altro, non in una clinica privata dove oltretutto il direttore o comunque c'è qualcuno ai vertici che ha anche una fedina penale, insomma, non proprio rispettabile, visto che è stato condannato per abusi su tre quindicenni, su tre minori. Diciamo che il tutto ha fatto scattare qualche polemica, immagino che insomma lei su questo possa dare ragione a chi ha fatto polemica. Da una parte siamo sempre dell'avviso che ognuno ha di nuovo una nuova chance. Lui poi ha chiuso tutti i problemi con la giustizia, per questo mi sembra essere questo anche un atto dovuto che dobbiamo garantire e dare anche la possibilità a una persona che ha chiuso tutto con la giustizia, un'altra possibilità. Se noi andassimo avanti così, non credo che saremmo una società che dà una nuova chance a qualcheduno, allora proprio saremmo una società che mai dà una nuova chance. Questo come primo, e poi come secondo, io credo che le suore sanno bene chi fa con loro un certo servizio, dà un certo servizio, però comunque. Questo qualche volta mi sembra sì che si tira fuori un qualche cosa che si vuole fare scandalo, dove io questo scandalo in questo senso, come è stato sollevato, proprio non riesco a vederlo. E poi i soldi sono spesi bene, come vengono spesi dappertutto per queste case, ma ne avevamo bisogno anche tanto, abbiamo bisogno anche tanto, anche se è vero che per le cure palliative dobbiamo ancora fare di più nel territorio e stiamo seguendo questa strada, però dall'altra parte abbiamo bisogno anche di posti letto. Non pensa però che appunto questi, sicuramente c'è bisogno di posti letto, di spazi per tutti, naturale. Non pensa che però forse 4 milioni di euro, quasi, per carità, 4 milioni di euro, sono tanti per una clinica privata. Non sarebbe meglio, insomma, che vengano versati in altro modo e sul pubblico? Cosa posso fare che spendere tanto per il pubblico? Adesso quest'anno ci servono ulteriori 45 milioni per il pubblico, non è che mi sembra essere questo poco, e già abbiamo previsto 10 milioni in più già all'inizio della votazione del bilancio, 10 milioni, adesso ancora 45 milioni per il pubblico, non è che mi sembra essere poco. Per quello una clinica privata che però deve dare e deve, ci deve garantire questo servizio, e questo avviene anche in altri ambiti, in altri settori.
si può senz'altro discutere se sarebbe meglio questo avere nel pubblico. Dall'altra parte tutti dicono anche che qualche volta forse un qualche diciamo concorrenza, un qualche aggancio anche il privato non è che fa tanto male. Quindi diciamo che sono ben spesi per quello che dice lei sostanzialmente questi 4 milioni di euro. Ma, forse sono stati spesi anche di più, sono stati spesi per i nostri anziani, per le persone che ne hanno bisogno e per le famiglie che ne hanno bisogno in situazioni dove non sanno più dove portare i nostri anziani malati. Perché da una parte dentro nell'ospedale mi costano tanto di più ancora, perché se facciamo il confronto quanto mi costa un letto in ospedale, quanto mi costa fuori, allora è facile vedere che è senz'altro opportuno avere questa possibilità fuori dall'ospedale. Perfetto, grazie mille per il suo contributo, Assessora.